searching for Benvenuti questa sera in questa nuova live. Siamo qui per giocare a Metal Gear. Eccomi qui con questa musica free copyright, che spero non mi blocchino il canale. Eccomi, sono di nuovo qui, più coglione di prima, o forse no. Vabbè. Buonasera ragazzi, bentornati in questo canale, che non so come abbiate trovato, se l'avete trovato, ma spero che lo abbandoniate presto, perché stare appresso a uno psicopatico psicolabile come me non è proprio salutare per le vostre menti, ecco. Quindi comunque buonasera a tutti da Marcus Tale, che non ha nulla da raccontare, di nuovo qui ad abbassare la musica perché mi sto stordendo, va bene, di nuovo qui questa sera su Metal Gear 1 Solid, Metal Gear Solid 1 forse era meglio, però va bene. Siamo di nuovo qui e niente, io direi che senza indugio possiamo proseguire nella storia. Dobbiamo salvare quella scemotta di Meryl, che ormai è più per terra che in piedi, però va bene, ok. Quindi allora andiamo innanzitutto, ok, apriamo il... eccoci qua, perfetto, sì. Sentite già il suono di sottofondo. Ok, eccoci qua. Piano, piano. Questo rumore. Ok. Ah, ma è bello che l'audio nelle mie orecchie è a 820.000. Qui nella live ho sentito l'altro giorno, è abbastanza normale, quindi in realtà. Dunque, ok. Facciamo così. E questo qua. Ok. Ci siamo? Me lo catturi? Ci siamo. Eccoci qua. Tornati. Allora, non mi ricordo qual era. Ricordo, forse è il 2. No, il 2 no, non voglio rivivere i traumi dell'altra volta. Ok. Cosa? Non mi direi cos'era il 3 allora. Cazzo era, non mi ricordo più. È il 3, ok, perfetto. Quindi, dobbiamo ripartire da qui e tornare indietro. Però, allora, aspetta, riascoltiamoci un attimo i discorsi. No, ma allora sei deficiente però. Sniper Wolf è il migliore cecchino della Foxhound. E fino a qui. Tutti sanno che le donne tutti hanno più pazienza degli uomini, ma Sniper Wolf è in grado di restare un'intera settimana senza dormire e senza cibo, senza mai distogliere il mirino dal suo bersaglio. E come se questo non bastasse, si serve della diazepamina. Le sue mani non tremano. Quindi è un drogato tossico, ah! Hai capito. Bisogna togliergli la troca, ho capito. Allora, Campbell, sua nipote è però una cogliona, ogni volta si fa prendere. Resta fuori dalla sua portata e sparare con un fucile di precisione. Ma dai, grazie colonnello. Bella idea, ma dove lo trovo? Esatto. Non posso mica chiederlo a Meryl. Vabbè, che vabbè, mi dici del dottor Emerick? È stato in questa base per un bel po' di tempo, forse lo sa. Andiamo a chiedere al dottore Otacon. E tanto al contrario come si legge? Nokato. Nokato, beh, anche Nokato come nome non è male in realtà, Oh dai, Otacon, dici dov'è? Otacon, hai visto un fucile di precisione in qualche punto della base? Un fucile di precisione? Sì, esatto. Meryl è stata colpita da un cecchino che sa il fatto suo. Un cecchino, Ma servirebbe un fucile di precisione per poter rispondere al fuoco. Ho visto un PSG-1 Paris Saint Germain 1 secondo piano interrato della rimessa dei carri. Ma ha detto al scazzato però il doppiatore. Rimessa dei carri. Devo tornare fino lì. Beh, sì, dobbiamo tornare indietro. Che c'è, Otacon? No, niente. Perché quell'atteggiamento? Vabbè, Melin ovviamente non saprà un cazzo, ma so, vabbè, allora però. Però intanto salviamo quello. Se l'abbandoni in questo modo, morirà. La salvo, Melin. È me che vogliono. Se esco allo scoperto sono fregato, e allora chi salverà Meryl? Bravo. Spero che la lascino in vita finché non uscirò di qui. Allora, ha intenzione di abbandonarla lì? Lo so, ma se la sa cavare. Tanto ormai non è morta 20 volte. Hai ragione, è orribile. Ma è la guerra. È la fottutissima guerra. Per rimanere vivi. La prima regola della guerra è spara agli Piero, sparagli adesso, prima che lui faccia con te lo stesso. Sì, non mercato. Giustamente se non premo sono un deficiente, perfetto. Sì. A posto. Ok. Perfetto.
Meline, ci sentiamo più avanti. Per il momento sei a posto. Meryl ovviamente non la chiamo, quella profonda non mi dà una mano, quindi a posto. Allora, dicevamo. Innanzitutto rifaccio salvataggio rapido 1, almeno ce l'ho anche lì. Allora, dobbiamo tornare indietro, sperando di non morire e di non esplodere, possibilmente. Ok, perfetto. Snake. Dimmi. Tanto mi piace perché noi la abbandoniamo proprio lì, tranquilli, proprio. Questa webcam però non mi piace qui. No, qui è un po' troppo e niente, vabbè, lasciamola lì. Niente, lasciamola. No, no, sono sempre indeciso sulla webcam position. Salve, ragazzi. Allora, fammi dare un'occhiata in giro qui. Allora, dove era? Ma Meryl, come ha fatto a passare senza cioè, cosa c'ha? I feromoni? Cioè, allora, non so se usare la tattica del mordi e fuggi. Cioè, nel senso, no, mordi no, perché mi mordono loro, però tipo del fuggi. Allora, innanzitutto prendiamo per la visione notturna, anche se non si vede una ciolla, ma va bene uguale. Salve, ragazzono. Ragazzino, anzi, ragazzone. E la puttana, che paura. Sì, ma questi colpi, però, questi suoni incredibili nelle orecchie. Allora, buonissimi tutti quanti. State buoni. State buoni. Fate i bravi. Non vedo un cazzo, però, adesso. Ok, perfetto. Beh, dai, alla fine la tattica funziona. Cioè, funziona, il problema è che adesso c'è il cane che viene a rompere i coglioni. E quello è il fatto. Cagnolino, per favore, stai di là, grazie. Non mi disturbare, cagnolino. Ok, perfetto. A posto. Siamo tornati indietro, tranquilli, proprio. Easy. Ok, mi piace la posizione statica di Snake. Qui c'era nessuno, no? Questa era la stanza di... Non torniamo indietro. Stanza di Psycho Mantis. Qui c'era qualcosa... Ah, cos'è sto suonaccio? C'è qualcosa da prendere qui, no? Mi piace il busto con la faccia di Psycho Mantis. Ok, poi vediamo un po' qui cosa c'era, se c'era qualcosa nel computer, no? Mi piace questo Pentium Z-1, questo computer, vabbè. Anche se è un portatile, quindi comunque già era avanzato. Vorrei vedere un attimo se tante volte, ma giusto per curiosità, mica peraltro. Tante volte ci fosse qualcosa qui nei dintorni, non credo, Ma comunque dicevo, ho lasciato Meryl lì a terra. Proprio me ne fotto altamente. Intanto vado in giro per la base, tranquillo. Come se non fosse successo niente. Ovviamente c'ha ragione Meilin in questo caso. Cioè, l'ho abbandonata lì per terra. Vabbè, giustamente il cecchino dirà: tanto ritornerà prima o poi, no? Cioè, non la lascerà morire. Molto, però adesso dobbiamo tornare allo sniperaggio. Allo snakeraggio. Ok. Allora, non mi ricordo. No, nella cosa non c'era niente. Per cui facciamo così. Ok. Perfetto. Facciamo così un attimino, perché è buono. Ok. Giusto perché sono un ossessivo compulsivo del cazzo. Allora, però la pera della mela del cugino della zia. No, ma vedi, lo sapevo. Vedi, porca troia. Niente. Sbagliai. Niente. Vabbè, fammi divertire un attimo. Ale, spaccato l'osso del collo, vabbè. Io ero tornato qui per fare un po' di snakeraggio. Non mi ha visto, va bene. Allora, eravamo qui, no? Dicevamo, eravamo qui. Sono entrato tutto spavaldo. Allora, aspetta, prima di entrare, Snake, che ti fanno un po' il culo qui, eh. Allora, piano. Box. Bravo, vai di là, bravo. Ole, cosa abbiamo qui? Ole stun, che mi servono tantissimo. Poi la scatola che sporge, bellissimo. Dato, beh, comunque effettivamente, cioè, nella visuale fa schifo, però effettivamente davanti non vedi, quindi è solo uno scatolone. Non c'è niente qui da vedere, giri al largo. Vada, si scavi dei coglioni. Allora, perfetto. No, ce l'ho qui. Oh! Alleluia! Porca troia. Beh, quello che ancora sbuca fuori, va bene.
attendiamo un secondo. Intanto raccontiamo un po' la storia di Snake. Ecco, Snake ha avuto un'infanzia molto triste, nel senso che da piccolo gli rubavano le caramelle e lui uccideva le persone, così. E poi dopo l'hanno arruolato perché era troppo bravo con i fucili e quindi niente, hanno dimenticato tutte le cose negative che ha fatto nella vita e si è redento. Ok, perfetto. Allora, abbiamo anche la nostra ration. Poi ritorno, giustamente devo riprendere la card. No, non è contento lui. Posto. Allora, box. Ok. Ok. Vai, vai, vai. Con calma. Lui è laggiù. Ok, perfetto. Allora fammi prendere la card. Vai. Ok. 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 Tanto quanto c'ho? Quanti qua? Allora, la so com'è piena. L'FMAS è pieno. Ok, perfetto. Le granate ancora qualcosina possiamo prendere. Le claymore lo stesso. Dobbiamo riprendere un po' di claymore. Niente, vabbè, ci abbiamo tutto. Ci manca, mi sa, un po' di razioni, La razione ce l'abbiamo in realtà. Otacon, scusa, mi diresti un attimo dove cazzo era? Non mi ricordo era, dove era. No, ho sbagliato il claymore però. Otacon, dove trovo un fucile di precisione? Ok. C'è un PSG-1 nell'armeria, al secondo piano interrato della rimessa dei carri. Ok, al secondo piano della rimessa dei carri. No, ho sbagliato, non lo volevo richiamare. Otacon, dove... a posto, ho capito, Adesso... No, ok, questo... Quindi devo tornare proprio indietro, ok. Mamma mia. Perfetto. Lui aprirà la porta? No. Lui va verso di là. Perfetto. Magari se gira e ritorna indietro. Oppure... bravo. Bravissimo, perfetto. Nel dubbio. Così. Giusto perché... Mica perché non sono convinto di me stesso, peraltro. No, non posso entrare qui, madonna! Pizze! Per il pena! La pera della mela, della cugina, della zia. Alla pepera. No, cazzo, è vero, vieni qui. Merda. Ok, perfetto. Niente, quello rientra. Maledetto il clero di sabato sera. Ma quella porta lì non ci posso andare perché sarà di livello più alto, immagino. Fammi un attimino vedere cosa c'è qua sotto. Niente, roba che ho già in realtà. Posto. Dammi la mappa. Bravo, bravo, bravo. Levate i coglioni. Perfetto. Qui cosa avevamo? Un cazzo, perfetto. Bene, benissimo. Posso uscire? Ti levi dei coglioni? Bravo, bravo, anche tu. Ole. Quindi, ritornando a noi. Come che si faceva? No, ho sbagliato. Aspettiamo l'ascensore. Aspetta. Ok. Allora, B2, andiamo giù intanto. Solo che questo non penso sia la rimessa dei carri. Questa era un'altra cosa. Allora, tutto prima di qualsiasi cosa. Vedi, era il Nuke Build. Perché io ho questa fissa. Dato che c'è l'opportunity, tanto vale. Allora, a meno che... No, però non devo passare di qua, forse. Tanto rigiriamo, perché... Ah, no, di qua, ok. Di qua c'ero già stato, forse. Però perché c'è di nuovo il gas, scusa? L'hanno riparato? Cosa è successo? Niente, dai, ce ne metteremo la maschera. Tanto, ormai... Gas mask, eccola qua. Però non posso passare, giusto? Ok. Vediamo un po'. Fammi entrare, cosa c'è qua dentro? Niente. No, no, c'è una razione che non, tanto non posso usare, per cui... Niente, va bene. E vabbè, sono un pirla maledetto. Tanto volevo vedere se c'era un muro rompibile qui da queste parti, ma... rompibile... demolibile. No, cosa è successo? Ah, lì c'era il... Ok, niente.
Niente, di qua non c'era niente alla fine. Quindi, a meno che non ci sia qualcosa là nel reparto mitragliatori rompicoglioni, ma non credo. Cioè, sì, vabbè, c'è quello, ma quella roba lì, ma non mi serve. Penso che di là non ci sia più niente. L'ho già preso tutto, va bene. Di qua invece cosa c'era? A meno che... però, che ricoglionito. Giusto per curiosità, fammi andare a vedere di là se c'era qualche porta che non avevo aperto, perché non lo so, eh. Ah, di qua niente, va bene, ok. Di qua... no, beh, no, che le stanno, ci possono stare, va bene, ok. Poi di qua invece c'erano... gas mask... perché? Perché le... perché c'è la guerra in Etiopia, non lo so. Allora, ok. Dunque, il colpo di schiena. Bravo, bravo, vai da, bravo. Okay. Fammi entrare, fammi entrare. Olè. Ah. Perché non avendo una mappa globale, non è che mi posso segnare i punti dove andare, quindi bisogna che ricontrollo un po' di cose. Se mai lascio indietro qualcosa. Siamo matti? Qua, ok, niente. Ho lasciato indietro un po' di corpi, ma non è colpa mia. Qui cosa c'era? C'era nient'altro? No, c'è uno stupendo disegno lì. Ok, di qua cosa c'è? Cosa c'era in questa porta? Devo fare un attimo mente locale. Ah, questa era la stanza dove ho combattuto quel rompicoglioni. Sì, me lo ricordo. Rimembro questa parte. Era l'uomo mimetico. Però non c'è niente. Ok, niente. Quindi torniamo indietro. Va bene, a sto punto torniamo alla base. I don't know what I wanna, but the base, no trouble. I wanna, but the base. Che cazzo, non c'è niente qui, va bene. E di qua, bravo. Ok. Adesso niente, torneremo indietro, pazienza. Un giro a vuoto, ma almeno abbiamo visto un po' di cose. Abbiamo visto gente morta, però l'abbiamo vista ultimamente. Ok, qua ritorniamo indietro. Ok, vai. Perfetto. Adesso con molta calma e discrezione, cosa che io non ho mai fatto in queste live a quanto pare, ma va bene. Torniamo indietro. Perfetto. Oh. Ok, perfetto. Ale, quindi niente, dobbiamo tornare dove eravamo prima. Cioè, non lassù in cima, ma no. Okay. Al piano 1, credo, dovrebbe essere. Perché poi dal piano 1 dobbiamo tornare indietro alla zona carri e andare nella zona B2. Che viaggio, incredibile. Sì. Ah, giusto che qui c'era la guardia. Ok, tocca andare giù, perfetto. No, non volevo colpire nessuno. Cazzo. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Momento, momento. Momento, momento serietà. Sì, ok, perfetto. Ok, bravo, andiamo indietro. No, sì, anche, ma... no, come non posso usarle, scusa... ah, giusto, è vero, perché siamo nella zona quella che se uso le bombe. Giusto, c'ha ragione anche lui. Allora, di niente. Laggiù che c'era una roba da prendere, ma sti cambri. Di qua, dobbiamo tornare indietro. Ok. Ma proprio mentre passava, proprio buscio del culo. Questa musica è rilassante, non so perché, ma mi rilassa. C'ha un... non so che... ok. Voglio vedere di qua. No, di là non c'era niente. C'era... no, c'è una razione. Ma tanto ce le ho tutte. Niente, a posto. Niente, torniamo indietro. A posto. Non mi ricordo se c'erano le bombe qua fuori. C'erano le C4, se non sbaglio, eh. Però non vorrei... ah, no, c'erano però queste rompicoglioni di telecamere. Bene, bene, benissimo. Benissimo. Oh, porca puttana, le claymore. E niente, Vabbè, tanto comunque le posso sempre riprendere
generazioni, per cui c'è problema. Però, insomma, volevo evitare. No, quindi qua non c'è un cazzo, perfetto, bravo Marco, bravissimo. Allora, rimettiamo. Dov'è la camera, quella mini D, eccola. Granate, niente, a posto. Sì, volevi bus. Sono rimasta lì così. Guarda terra un po' stranita. Come mai? L'avevo colpito? Di qua, noi passiamo tranquilli. Di qua. Easy. Non c'è niente. A posto. In teoria, ma in pratica dobbiamo riprendere anche le mine, tra l'altro. Così. Oh, bravo. Bravo Snake. Quante dobbiamo riprendere? 12, quindi si altre due. Rischiamo un attimino la vita? Sì, dai. Che cos'è la vita senza un pizzico di brio? Ok, perfetto. Però non ci andare contro, magari, grazie. Di qua forse c'è qualcosa. No, c'è la morte. Lì c'è la morte, io direi di non andarci, per cui. Allora, guarda. Aspetta. Che rumoraccio, metteteci un po' d'olio a questa porta, per cortesia. Chi è? Allora, facciamo così, tanto dobbiamo riprenderle. Ok, pozioni. Harry Potter. Pozioni, no. Porzioni. Razioni. Porzioni. No. Razioni, vedi, non erano porzioni. Beh, erano comunque porzioni di qualcosa, effettivamente. Allora, questo è l'elevator. E da qui dobbiamo andare. Non per terra, ok. Uscire. Ecco, l'ho sentito arrivare. Allora, ha detto piano interrato B2. Ok, ci ha persi, però. B2. Ok. Questi giri, rigiri. Sti capelli. Salve. Lei. No, per cortesia. No, ma per gentil sesso. Ah, no, è vero. Era il. Ok. Posto. Allora, devo. A parte che. No, ma perché adesso si è. Vabbè. Perché mi arrivano 20.000 me. Ma cosa succede oggi? Vabbè. Dicevamo. Questa è la zona un po' più. Allora, queste le ho già prese. Ah, le ciaffe non ce l'avevo. Bene. Queste ce le ho già, perfetto. E di là ci avevo già fatto tutto. Di qua c'era la ciappola. Porca troia. No, porca troia. Ok, perfetto. No. Solo una scatola. È solo uno scatolone. Esatto, bravo. Non ci fare caso, guarda, passa oltre. L'avranno messo lì a caso. Mentre tu ti giravi, tra l'altro, quindi è proprio antisgamo. Guarda, adesso appena lui ripassa indietro. Dai. È solo uno scatolone. Si è solo mossa di qualche millimetro il terremoto, subì. Non stiamo lì a sindacare, subì. Quello cosa fa? Gira di qua, spero di no. Là. Però adesso devo aspettare che sto stronzo rigiri di qua. Ah. È solo uno scatolone. Mm-hmm. Aspetta, non si. Bravo. Oh, porca puttina. Ok. Allora, qui ci sono dei raggi laser che non ci sono, in realtà sono invisibili, ma va bene. No. Termica, eccola qua. Ah. Però tanto non so se in realtà se rischiare o meno per questa cosa, ma cioè sono un po' indeciso perché in realtà c'ho già tutto, quindi non so se vale la pena, però tanto ormai abbiamo salvato. Che cazzo, proviamo. Sì, ma Snake, cos'è questo movimento? Sembra una rana a cui mancano gli arti inferiori oppure l'hanno gambizzata. E quindi cammina, cioè si gira tipo stranamente. Piano, Snake, piano. Oh, era qui, vedi il PSG alla fine, vedi, ho fatto bene.
Dica, chi è? Hai trovato un PSG-1? Sì. Usalo per colpire Sniper Wolf. Brigati a salvare Meryl. Dammi tempo, ascolti, signor generale. Già è tanto che sono tornato indietro per salvare quella rompicoglione di sua figlia, di sua nipote. Sembra che questo posto sia sorvegliato con dei sensori. Ma dai, non l'avevo notato. Dovrai trovare un modo per superare i loro raggi. Quel modo potrebbe essere tipo un visore termico. Tipo, no, dico, tipo piano. Adesso Snake, tutti i... No, dicevo Snake, tutti... Bravo, ok. Ok, bravo, bravissimo. Ha messo anche le gambe nel laser, ma non gliene fregava un cazzo. Mamma mia, bravo Snake. Mamma mia, che eroe. Ok, abbiamo preso il PSG. Siccome non voglio risentire la storia del capo, Ok, bravo, bravissimo. Gira di là, ok, bravo, ok, perfetto. Di qua c'era qualcosa, sì, un foro nella parete laggiù, ma potrebbe interessarmi, non mi ricordo se c'era qualcosa, forse sì, forse no, boh, vabbè, siamo qui ormai, sempre convenire farci un giretto. Quella era una zona non rompibile, qui non c'era nulla, perfetto. Qua però, ah, di qua abbiamo affrontato il revolver, me lo ricordo. Di là c'era una porta a livello 4 che, se non sbaglio, ho già visto, ma nel dubbio facciamoci una capatina. Ok, sì, con calma, adesso si blocca il gioco. Ah no, ok, è una scorciatoia. Scorciatroia, no, una scorciatoia, ho sbagliato a dire. Sono intreppate le parole. Ho avuto un attimo un lapsus. Giusto che qui c'è anche questa rompicoglioni, è vero? Però c'è anche una razione, quindi noi, nel dubbio. Allora, siccome tanto ce le ho le chaff, ma tanto non penso che serva, perché... Ok, invece potrebbe servire. Allora, aspetta, devo rompi i coglioni. Ok, perfetto. Oh no! Ho fatto l'errore gravissimo. E lui mi sparerà. Sicuro. Puttana! No, questo è livello 6. Porca pupazza. Perché mi fa vedere... Ah, ok, no, ok. Va bene, niente, torniamo indietro e... Ho sbagliato, raga, ho sbagliato. Ho fatto un errore di valutation. Dai. Qui cosa ci sarà? Ci sono granate. Un sacco di proiettili. No, di granate in realtà, vabbè. Però qualche... magari. Ah no, ok. Qualche chaff potrebbe... E pere della nonna cugina. E della nonna Gina. Guarda, lui guarda al muro. Lui si era fissato sul muro. Ma fa bene, ogni tanto va controllato. Sa mai che crollino gli infissi. Ok. Allora, guardate il muro. Non guardate me, guardate il muro. È più interessante. Qui non c'è un cazzo, perfetto. Qui non ci posso entrare, bravo. Ok. Tanto devo anche restare attento perché ci sono le ciappole qua. Flash. Ok, giù. Piano, piano. Vediamo se c'è qualche proiettile. No, niente. Vabbè, pazienza, ce ne faremo una ragione. Ok. Qua c'era qualcosa da rompere, quel muro lì. Forse. Però intanto il momento non è il momento di uscire. Sì, sì, lo possiamo fare. Bravo. Bravo Gigi, bravo. Bravo, fai l'angolo, bravo. Ok, bravissimo. Siccome siamo già qui, facciamo un test. Facciamo un test. Giochiamo. Che è successo? Che è successo? Bastardo, maledetto.
Pusillanime. Che è successo? Allora, riproviamo. Boh, è presa male. Va bene, ok. Non ho ben capito, ma va bene. Ce la possiamo fare, con calmissima. C'è stato un bug del sistema. Allora, ritorniamo a noi. Perfetto, siamo qui, bravo, ok. Alla fine ha salvato, quindi che cazzo vuoi? Allora. Facciamo... No, non volevo questo, volevo le grand... Ma la C4, la C4, dove cazzo è la C4? C4, eccola qua. Che succede? Che succede? No, no, mai visto, no, mai visto. Come ha fatto a vedermi, scusami. Com'è possibile? Ero... Tornate ai vostri posti. Non penso che fosse un muro, però nel dubbio. Senti, tanto ce le avevo le C4, sti cazzi. È giusto per controllare. Cioè, no, è un muro, non è un muro distruttibile, volevo dire. No. Ok, vediamo qui dentro cosa c'è. Niente, Nikita, va bene. Cioè, nel senso, va bene, per carità, però. Ok. Vediamo qua dentro cosa c'è. Oh, bravo, vedi, vedi, a volte basta chiedere. Ok. Possiamo tornare indietro al momento. Abbiamo preso tutto, quindi va di là, questo va di giù, quell'altro va dall'altra parte, quindi noi facciamo così. Andiamo di qua. Qui stiamo attenti che c'era quella merda di botola. Poi ci teniamo stretta stretta la box. E appena passa almeno siamo per terra. Bene. Bravo, tu vai di là. Cortesia. Gira, gira, vai sulla botola, vai sulla botola. È solo uno scatolone. Allora, vai sulla botola. Almeno tu cadici, cioè almeno tu. No. Cioè, nel senso, boh. Ok. Non commenterò. Allora, adesso però dobbiamo fare così. Ti prego, dimmi che sei già qua. Merda. Bravo. Gira dall'altra parte. Vai. Bravo. Oh. Perfetto. Ok. Adesso dobbiamo tornare all'1, se non sbaglio. Ah no, aspetta, c'è il B1. Dobbiamo controllare se c'era la porta, a meno che non fosse livello 6. Non lo so. Fammi vedere prima la porta. No, ho detto prima la porta, B1. Perché sennò lascio le robe indietro. Dopo mi dà fastidio. Guarda che dovrei prendere anche un'altra razione, se non sbaglio. Ma c'è, in realtà c'è. La potevo prendere prima, ma non c'avevo. Vedi, livello 6. Qui, questo. Questo. Livello 5. Posso entrare. Qui dentro c'era qualcosa, se non erro. Vedi, c'era qua la razione. Vedi, ha fatto bene a rientrare. Ok. Qui c'è qualcosa. Zero, va bene. Vediamo un po' i microorganismi. Ma proprio da vicino, eh. È entrato nel cesso. Ok. No, togliamo le bombe qui. C'è una stanzina. Niente, soffo. C'era, no, non c'era niente da distruggere, va bene. Qui per terra, ok, va bene, niente di che. Ok, bullet, questo mi interessa poco. Tra l'altro la razione c'era anche dall'altra parte, quindi. Fa nulla. Qui non c'è niente da distruggere, vero? Quindi c'era anche laggiù la razione, ma... Posso salire qua? No, è vero, sono salito solo una volta, sono salito.
Invece perché quando corre sembra che c'ha, deve andare al cesso, a parte che prima c'è andato proprio dentro, però ogni volta sembra che c'ha la cacarella. Allora, B1, cioè 1. Mix, ascensore remix. Altro non so in realtà se c'erano altre porte di livello più alto da esplorare qui, ma non mi ricordo. Pare di no, le ho esplorate tutte, quindi niente, a posto. E guarda, arrivo alla fine del gioco, mi rendo conto che in realtà non le ho esplorate tutte e bestemmio. Okay. Ah, è dura questa vita da militare specializzato, specializzando. Ritorniamo a noi. Mine. Perfetto. Allora, facciamo così. Almeno, vabbè, non le posso prendere, ma almeno non muoio. Spero. Poi un'altra qui, ma non la posso prendere lo stesso, perché sennò muoro. Ok. Perfetto. Bravissimi. Statemi alla larga, per cortesia. Bravi. Ok, bravissimi. E la pezze, perché pezze? Che colpo! Ma sei un balordo, sei maledetto che non sei altro. Niente, no, quella. No, 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 no. Allora, qui però posso usare la ciaffa, almeno. Tanto è lì. Perfetto. Basta andare di là senza farsi prendere dal panico. Ok, perfetto. Era easier. Vale, posto. Preciso. Stavo per dire, non ci devo più tornare di là, ma in realtà sì. In realtà ci dovrò tornare perché c'è la stanza di livello 6. E sono sicuro che la chiave sarà lì dentro. Ma guarda, proprio ci credo tantissimo. Guarda, posso entrare? O no? Posso entrare? Posso? Ah, non posso? Ah, no, no, è vero, non posso perché ci devo strisciare sotto. Ha ragione lui. Ora. Ora, l'ape Maya. Questo rompe il cazzo e passa di qua e mi sgama. Ma noi c'abbiamo la box che ci copre. E lui non ci può far niente se non ci vede. Passa il soldato vestito come uno di Chernobyl. Ci sta, ovviamente siamo in una base con delle testate nucleari. Guarda bellino quando sale le scale con la scatola, però è bellino. No, bellino, però magari grazie, non facciamoci beccare, però sì, clicca questo cazzo di tasto. Dove dovevamo andare? B2 mi pare, sì. Vabbè, intanto noi andiamo al B1 perché ce ne frega. Ah no, non c'è bisogno di tornare al B1, giusto? È vero. Torniamo direttamente al B2. Intanto abbiamo ispezionato qua. Nella zona cessi. Nella zona... sì, vabbè, gas comunque sempre c'entra con i cessi. Allora. No, in realtà no, era il B1 allora. Ascensore. Vediamo il verso, eh. Ma era qui davanti, sono appena uscito. Vabbè. Andiamo. Olè. Vedi quanto ci mette ad andare su? Perché quando passo io, quando lo cioè quando esco, poi è già subito in un altro piano. Vabbè. Guarda che ce l'ho la chiave, eh. Adesso dobbiamo ritornare nella zona coi cani. E io so che bestemmierò. Lo so. Lo ammetto. Posso essere conscio di questa cosa. Però io direi che prima di andare nella zona canina, salvare un attimino non farebbe male, eh? Ok, perfetto. Anche dall'altro, fare un piccolo salvataggino con Meilin.
così per... Che posso fare per te, Snake? Ma è bello che prima mi chiedeva, ma come? Non salvi la ragazza? Adesso, che posso fare per te, Snake? Come se stesse tipo una segretaria e ti deve dire, guarda, cosa posso fare per te, dipendente della ditta? Vabbè, sì, sta per essere uccisa una ragazza, vabbè, vuoi salvare? Non lei, dico, i progressi vuoi salvare? No? Lei sono importante, la ragazza, che se ne frega. Non sono tante di ragazzi in giro, e di ragazzi, voglio dire, di persone in generale. Perfetto. In Cina si dice... Sì? La fretta procura il successo di pochi, la disgrazia di molti. Questo detto lo avrei dovuto sapere prima, magari. Avanza se sei al sicuro, ma arretra se c'è un pericolo. Capitan ovvio, sei tu, va bene. Ok, torniamo indietro. Aspetta, ho tutto. Però volevo sapere, giusto per curiosity. Ah, ma quindi proprio mi devo stendere per usarlo, va bene. Non c'è altra opzione, va bene. È troppo pesante, è tipo un pianeta, ti porta verso terra per la gravità che ha. Allora adesso però devo bestemmiare di nuovo, vero? Quindi sì. Allora, questo? Sì, è quello termico, va bene. Almeno vedo un po'. In realtà, perché... Arca maiala! Perché non ho capito come funzionano questi cani maledetti. Allora, aspetta, Tanto le reazioni ce le abbiamo. Però questo mi fotte tantissimo. Dammi la termica. Arca maiala. E niente, va bene. Ma porca puttana, Laida. Lupa. Maledetta lupa. Oh, Mariemma. Chi è? Chi è? Chi è che rompe i coglioni adesso? È pure i cagnolini, mo scassano il cazzo. Razione? Razione. Oh, che bello, che bellezze. Meryl, sono tornato, felice di vedermi. Intanto è passato un secolo, lei intanto si è sposata. Da ferita, oh, porca puttana. È vero che c'era sto coglione qui. Ok, siamo qui, direi che a sto punto, visto che siamo qui. Salve, signorina me. Non c'è Meryl, dove è andata, scusami, non era lì? Ma dove si è... Perché Meryl ogni tanto scompa, vabbè. SG. Ok. Ma io mi posso muovere nel contempo? No, non posso, vero? Dov'è? Con la... Aia! Arca maia la saputanella. L'ho vista, maledetta. Però se mi metto qua così non la vedo. Porca troia. Allora, però devi... Aia! Dov'è? Ma... E la peppera po, peppera, peppera po... Dov'è andata? Dov'è? Che cazzo è andata? Non di tanto scompare. Eccola. Ma dove? L'ho presa. Non l'ho presa. No. L'ho presa però. Presa in testa. Ok. Piano piano. Piano piano ce la possiamo fare. Possiamo farcela. Ok, perfetto. Devo solo mantenere la calma e magari evitare di stendermi prima di essere uscito. Ok. Ma perché? Ma no, Snake! Porca pupazza! Aia! E niente! Dolore! E niente! Perché mi devo stendere ogni volta che uso il PSG, però. Sì, ma Snake, non ci puoi mettere una vita, però, a girare la visuale? Arretra, bravo!
Ma da, ma porca puttana, Snake, però. Ma di là, ma Snake, ma sei deficiente? Ma porca puttana. Allora. No. Dov'è? Dov'è la stronza? Dov'è? Eccola, l'ho vista. Ma fermo. Ma porca, ho sbagliato tasto un'altra volta. Ma non è possibile. Ah. Porca puttana. Ma allora, devo essere così incoglionito però, eh. Ok. No, Snake. Ok, perfetto. Aia, ma perché? Ma perché la domenica mi lasci sempre solo per andare a sparare ai cattivi? Vai su. Oh, ma guarda che non te la vuol far mica mettere facile, eh. Porca puzzola. Io tipo uso queste, no? E no, vede benissimo. E niente. Ok. Sì, però la lentezza, ragazzi. Porca puttana. Aia. Dov'è, dov'è, dov'è adesso? Eccola, l'ho vista. L'ho vista. L'ho vista. Ma perché sono... No, ma sono i topi quelli. Mannaia, la mannaia. Dove c***o? Ma si può, ma si può diminuire lo zoom per cortesia? Aia. Ah, ma allora. Mira, mira, mira. Dov'è, dove sei, balordo? Dove sei altro? Allora, che l'ho vista! E niente. No! Ma com'è? Ma perché mi ha riportato la vita in auge? Ma... Ma lorda! Aia! Oh, è uno! Tanto non la batterò così, però almeno... Vedo dov'è... vabbè! Abbiamo trovato un altro degno avversario. Ma più che altro l'avversario sono io stesso. Cioè, nel senso, la coglionaggine, la mia coglionaggine. Io non mi posso muovere da questa position. Quindi allora. Aia, ma guarda che mi spara. Guardala, guardala. Aia, ma porco zio. Dove cazzo? Ma lo... Sì, ma lei non può prendermi così. Dio. Salterino maledetto. Dov'è? Dove cazzo è andata? Eccola. Bastarda. Oh, ma... Oh, l'ho presa, uno. Dammi intanto... Ok. Aia, porca maiala. Allora, aspetta. Non corriamo troppo, non corriamo troppo. Ma dai, perché? Vabbè, ho capito, ma Snake. Ma dai. Ma la maiala. Allora. No, ma... Questa impugnatura di merda. Ecco, l'ho vista. Oh, è un altro, vai, vai, vieni qua, vieni qua. No. È andata di là, l'ho vista. Oh no. L'ho sentita. L'ho sentita ricaricare.
con la lì. Oh, è un altro, vai, 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 vai. Perfetto. Brava, brava, che spari di là. Aia, e niente. Momento. Eccola lì, l'ho vista. Dove va? No, di là, Snake, però. Eccola lì. Oh, ok, vai. No. Ok, perfetto. No, sbagliai. Aia. Oh, era ora. Che miseria, guarda te. Ah. Sì, ma intanto dove... A parte che perché si mette a fumare adesso, in questo momento, ma vabbè. Ma dove è andata la signorina? Ma scusa, ma non la ferma nulla questa... Cioè, le controllano la mente e non si ferma. Riesce a controllare i cani, non si sa per quale motivo. Le sparano e sparisce a caso. Boh, vabbè. Un mistero questa signorina. Vabbè che c'ha lo zio che è nelle forze speciali, ma non è che acquisti prepotenza perché hai lo zio, voglio dire, no? Cosa c'è lì dietro? Cioè, vedo un qualcosa di per terra, niente. Questo vento, madonna, che freddo. Brr. Lo sento io nelle spine dorsali, tutte e due. Cosa abbiamo? Qua? Ah, di qua vedi che c'era qualcosa, ok. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Spero che ci siano anche delle razioni, perché sennò bestemmia. No. La bestemmia sarà interiore, però c'è. Di cosa abbiamo? Chi abbiamo? Dove l'abbiamo? C'è una razione, vai! Oh! C'è, ci sono dei colpi lì dietro, perfetto. Potevo anche stare in piedi in realtà, ma vabbè. Giusto per fare scena. Ok. Però c'è del sangue lì su. Ma Meryl, dove cazzo sei andata? Che? Non ti muovere. Niente, che colpo. Non mi muovo. Non mi muoverò. È difficile mancarti così da vicino. Metti giù la tua arma. Fa tutta la sgargiula. Lentamente. Tanto ce ne ho 87 di armi. C'ho un bazooka, non so dove ce l'ho. Sei ma ce l'ho. Sei stato un idiota a venire. Un idiota. Qui. Stupido uomo. Signora, c'è un uomo per lei. Un cecchino donna, La cecchina? Non lo sai che 2/3 dei migliori assassini del mondo sono donne. E qui riviene in mente donne mortali. Ora? Oppure dopo la tua amichetta. Ma cosa preferisci? Anche adesso va bene, uguale. Morirò solo dopo averti ucciso. Ma davvero? Beh, almeno sei un tipo spiritoso. Intanto ho sparato in testa 20 volte, dovresti essere morta, ma... E uccido sempre la mia preda. E tu sei una preda speciale. Senta, levi le mani di dosso per la miseria, eh? Signora Castani Frinzi dei miei coglioni. Ho lasciato un mio segno su di te. Ne lasciati 27. Non lo dimenticherò. Fino a quando non ti ucciderò. Bene. Penserò solamente a te. Aia. Portatelo via. Non uccidetelo. Non ancora. Lo voglio vivo. Aspettate ragazzi, perché vabbè. Niente. Cerca di non combinare altri guai come con il direttore della DARPA. Già. Lui è il mio bersaglio. È solo mio. Solo mio. Va bene, e quindi? Cosa? Il direttore della DARPA era quello con Sniper Ocelot, mi pare. Cosa è lì? Quello con Ocelot. È più resistente di quello che pensavo. Più resiliente. Sai chi sono io? Non lo vedo, non vedo. Ho saputo che un giorno ci saremmo incontrati. Non ti vedo e non so chi sei, il dio con le luci. L'uomo che mi ha rubato ciò che era mio di diritto. Guardi, io quello non che ho... mi ha rubato tutto dalla nascita. Quindi chi sei, mio fratello gemello? Chi sei? Non ho capito.
Ma guarda che bella rimpatriata. Non sei d'accordo, fratellino? Ah, lui è liquido, ho io sono il solido. Il fratellone? Ah, non sono sicuro. Non che la cosa mi importi, comunque. Tu ed io siamo gli ultimi figli rimasti di Big Boss. Chiamala, quest'ora del mattino. Davvero? E che hanno detto? Oh, razza di idioti. Molto bene, Raven. Arrivo subito. Ah, è vivo ancora, quindi. Ah, sì, era vivo, Raven. Le nostre richieste non sono state accolte. Lanceremo il primo missile tra 10 ore, come programmato. Beh, programma. Maledetti americani. Non te l'aspettavi, vero? Non se l'aspettava. Normalmente gli americani restano sempre seduti al tavolo delle trattative. Probabilmente credono di avere un asso nella manica. Con Snake, con i pezzi di braccia. Dobbiamo cavalcarla per entrare con lei nella storia. Gli ha staccati, ce li ha. Cioè, c'ha le braccia staccate. È Playmobil. Assumi tu il comando. È un Lego. Che fai? Resti a goderti lo spettacolo? No, non mi interessa. È tempo di dare da mangiare ai bambini. Che bambini? Ah, quindi avete dei figli. Come si chiamano? Serpentini? Allora preferisci i tuoi lupi al mio show, eh? Guardalo senza mani. Non combinare guai come con Anderson. Certo, quello è stato un incidente. Non pensavo che uno scribacchino come lui fosse così resistente. Beh, le sue difese mentali erano state fortificate con una terapia ipnotica. Capo, che mi dici di quel ninja? Ha ucciso 12 soldati. Chiunque sia è completamente pazzo. Quel bastardo mi ha staccato una mano. Come ha fatto ad arrivare qua? È invisibile. Forse tra noi c'è una spia. Mantis è morto. Dobbiamo ancora scoprire che cosa ha ucciso Baker e Octopus. Siamo a corto di uomini. Per cui vedi di sbrigarti con questa tortura. Tortura? Questo è un interrogatorio. Chiamalo come preferisci. Ci vediamo, fratellino. Non era fratellone, ma Sbarelli. Tanto se potesse ridarmi delle attaccature migliori per le braccia, io sarei contento. Che tortura è questa? La tua donna è ancora di questo mondo. Meryl. Ci vediamo. Ehi, abbassa le mani. Ecco. Una volta che ha scelto una preda, non riesce a pensare a nient'altro. A volte si innamora persino prima di ammazzarla. Ci sta. Finalmente siamo soli. Adesso ti posso rivelare che ti amo. Non male. Ho fatto un bel pisolino su questo letto girevole. Peccato che lo abbia fatto da solo. Sono felice di sentirlo, ma sai, questo non è un semplice letto. Ora ti farò vedere alcune sue interessanti caratteristiche. Cosa c'ha, l'idromassaggio? Dove sono le mie cose? Non preoccuparti, sono tutte qui. Washington ha corso un bel rischio mandandoti qui. Ci deve essere qualcuno che si fida ciecamente di te. Vero, caro il mio portatore? Il portatore? Allora... Il Metal Gear è armato con un nuovo tipo di testata nucleare. Perché non chiede a Campbell di raccontarti tutta la storia? Il colonnello? Già che ci siamo. Il presidente Baker ti ha dato un disco ottico, giusto? E se così fosse? Si tratta dell'unico disco. Non ci sono altri dati. Che cosa vuoi dire? Non ci sono altre copie. Se non ci sono, siamo a posto. Cosa vorresti dire? Revolver. Meryl sta bene. Non è ancora morta. Probabilmente Wolf si sentiva generosa. Ma se vuoi farla stare meglio, farei bene a rispondere immediatamente alle mie domande. Avevi con te una scheda chiave. Esatto. Dove sono le altre due? Qual è il trucco che c'è dietro alla scheda? Ah, guardi, trucco. Quella vipera di un presidente ha detto che c'è qualche trucco per usare la scheda. Io non lo conosco di certo. Ho capito. Nessun problema. Ora giocheremo, Snake. Ma cosa? 3-7? Giocheremo a scoprire Memory? Che uomo sei veramente. Quando il dolore diventa insopportabile, tu arrenditi e finirai immediatamente. Ma se lo farai, la vita della ragazza sarà mia. È un gioco un po' strano, però. Non ci vorrei giocare proprio. Premendo più volte il pulsante cerchio, puoi recuperare le energie. E se invece vuoi arrenderti, premi il pulsante selezione. Quando l'energia vitale scende a zero, la partita finisce. Non ci sono crediti per continuare, amico. Che senso? E non provare nemmeno con l'autofire. Me ne accorgerei. Ora il tuo corpo sarà attraversato da una corrente elettrica ad alto voltaggio. Sai, se dura poco, non ti uccide. Lo so, però fa male. Cioè, nel senso... E comunque mi elettrizza. Sei un duro, Snake, eh? Non lo so, ancora... Ma ho delle brutte notizie per te. Non sei un prigioniero di guerra. No?
Sei un ostaggio. Sei un ortaggio. Non c'è la convenzione di Ginevra. Sei nessuno ti verrà a salvare. Sei un'insalata, Snake. Comincia a sentire un po' di paura, eh? Bene, è normale. Ok, sì, cominciamo. Bravo, cominciamo, Ocelot, perché tutte queste pappardelle... Ok, andiamo. Dai. Quindi devo premere cerchio. Time. Ah, quindi così, perfetto. Ti è piaciuta questa, eh? Ok. Vuoi che continui? Vai, vai, guarda, mi sto aia all'orecchio, mi sto divertendo quasi. Questi flash game! La madonna! Catroia maledetta! Ne hai abbastanza? Il mio dito, maledetto! Non abbiamo ancora finito. No, 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 ma ci mancherebbe. Orca moia. Orca maiala maledetta. Questo era, è stato stai duro. Stai bene? Possiamo continuare? Insomma. Insomma. Riesci a sopportarne ancora? Dai, dai, fammi caricare ancora un pochettino. Già, io parto so... No, 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 no! E niente, sono morto. E niente. Ah, che male, cazzo! Che male! L'hai fatto di nuovo, Ocelot. Mi spiace, capo. Quindi, in che senso? Cosa dovrei fare? Devo ricaricare dall'inizio? Ah, brutto bastardo di merda. Ok, ripartiamo da qui quindi, va bene, ok. Perfetto, e niente. Ma magari togliamo. Ok. Ce la faremo prima o poi. Guarda bello il joystick, però, visto da così. Il controller. Ok, però prima di andare di là, facciamo così. Visto che tanto so che morirò un'altra volta. Ok. Almeno intanto siamo carichi. A vedere se tante volte tipo qua sopra c'era qualcosa. No? Ma tanto non mi serve. Mi fanno il culo di qua. Ok. Vabbè, nel dubbio ne salviamo un secondo. Nel dubbio però stavolta. Allora, niente, dobbiamo ritornare di qua. Quello è il livello 6. Devo rimettere, ok. Non ti muovere. Va bene, ok. Quindi in questo momento io dovrei fare così. Un momento, così, dobbiamo risaltare. Non ancora. Lo voglio vivo. Sì, però fammi saltare il salto. Cerca di non combinare altri guai come con il direttore della larva. Già, già. Lui è il mio bersaglio. Solo mio. No, ci devo riuscire. È una questione di principio. Ci devo riuscire in qualche modo. Fammi saltare il tutto qui. Premendo più volte il pulsante cerchio. Facciamo così. Salvataggio. Puoi recuperare le energie. Recuperarle. E se invece vuoi arrenderti, premi il pulsante. Va bene, ho capito. Allora, partiamo subito. Per cortesia, vai. Che durevolezza, che durevole scioglievolezza. Ti è piaciuta questa, porca troia. Aia. Continui. Ah, il dito. Porca troia. Mi fa malissimo.
porca puttana! Ne hai abbastanza? Non abbiamo ancora finito. Adesso è una questione proprio di principio. Oh, e dai! Stai bene, ci possiamo continuare. Il dito maledetto. Riesci a sopportarne ancora? E dai! Porca puttana! Hai una bella resistenza. Sì, beh, abbastanza. Credo che per ora possa bastare. Non lo so. Mi sono autodistrutto la mano. Sei il fratello del capo. Tuo fratello è un uomo incredibile. Chi altro potrebbe abbattere due F-16 con un elicottero? Io ho battuto un F-32. Il progetto Les Enfants Terribles non è stato un fallimento, dopotutto. È un uomo in grado di trasformare i sogni in realtà. Aspetta il nostro nuovo incontro, Revolver. Dopo vedremo chi sa abbattere meglio le persone, le cose, gli aerei, le porca puttana di dita che mi fanno male. Aia. Kamayala. Che succede? Vabbè, però non sono morto, però comunque più o meno, cioè, comunque non sono messo proprio benissimissimo, ecco, diciamo. Eh? Sembra che abbia un compagno di cella. No, oddio. Era il direttore della DARPA. Adesso è il direttore dei vermi. Blah, che puzza. Eh beh, se è in decomposizione, si nota, eh. Dannazione, ho preso il raffreddore. Lo so, La strega mi ha fregato i vestiti. Chi è che ti ha fregato i vestiti, amore mio? Chi è stato? Chi è? Salve. Zitto, va dentro. Non ho detto niente, non ho parlato. Zitto cosa? Zitto, va bene. Non ho detto assolutamente. Ho dato qualche pugno, ma non è. Quindi, aspetta. Ah, ok, ma no. Zitto, va dentro. Non ho detto niente. Ma che cavolo fai? Niente, combatto contro il cielo. Ma che cavolo fai? Niente. Zitto, va dentro. Che è? Ah, giusto, è vero, potevo. Vabbè. Snake, stai bene? Più o meno. Sono stato meglio. Come sta Meryl? È viva, hanno detto. Accidenti. Snake, il governo ha deciso di non cedere alle loro richieste. Stiamo cercando di guadagnare tempo. Andiamo, colonnello. Perché non la finiamo di giocare? Dica tutto! Mi spiace per Meryl, ma facciamola finita con le bugie. Di che stai parlando? Il Metal Gear è stato progettato per lanciare un nuovo tipo di testata nucleare, vero? L'ha sempre saputo, vero? Perché ha cercato di nasconderlo? Mi spiace. Non riesce a dire le verità spiacevoli. Lei è cambiato parecchio. Metal Gear, ricerca segreta su armi nucleari avanzate. Che non è una novità, però. Casa Bianca, quanto è estesa la faccenda? Per quanto ne so, fino a ieri il presidente non era stato informato del progetto Rex. Un segreto per pochi. È questa l'idea. Sono tempi difficili. Perfino le testate nucleari subcritiche stanno sollevando un bel polverone. Direi. Il vecchio concetto della negazione plausibile. Esatto. E domani è previsto che il presidente e la sua controparte russa firmino l'accordo START 3. Cioè? Questo è il motivo dell'ultimatum. Proprio così, Snake. Ed ecco perché non possiamo permettere che si sappia di questo attacco dei terroristi. Ma ancora non abbiamo ratificato lo START 2 né risolto il problema dei DMT. Ciò ha a che fare con la reputazione del presidente e col ruolo dell'America di superpotenza egemone. Quindi il patriottismo è la vostra scusa per aggirare la Costituzione? Per piacere, Snake. Cerca soltanto di fermarli. Perché io? Perché sei l'unico che può farlo. No, è perché sei lì. In questo caso voglio la verità su questo nuovo tipo di arma nucleare. Te l'ho detto prima, non conosco alcun dettaglio. Non le credo. Se la situazione è così seria, perché non cedete alle loro richieste? Lasciamo gli resti di Big Boss. Vedi?
Forse c'è qualche ragione per cui non potete farlo. Magari qualche ragione di cui non volete dirmi niente. In pubblico il presidente si è fortemente opposto agli esperimenti eugenici. Non vogliamo che si sappia dei soldati genetici. E questa sarebbe l'unica ragione. Vada al diavolo. Bravo, Snake. Il cadavere del direttore della DARPA è proprio qui, accanto a me. Poveretto. Ma c'è qualcosa di strano. Anche dall'odore. Sembra morto da giorni. E tutto il suo sangue è stato succhiato via. Vampiro? Forse per rallentare la decomposizione? Non ne ho idea. Ma il direttore è morto solo da qualche ora, giusto? Già, eppure ha già iniziato a decomporsi. Con i vermi, tra l'altro. Cosa potrebbe esserci dietro? Forse cercavano qualcosa nel suo sangue. Può darsi? Ne dubito. Solo i nanoidi e il trasmettitore. Il direttore gli ha rivelato il suo codice di detonazione. Non penso. Temo di sì. Sì? Pare che abbiano entrambi i codici e siano ormai vicini a... Ah, è vero, perché gli mancava, mi sa. Non c'è un modo per impedirlo. Pare che ci sia un sistema di emergenza capace di scavalcare il codice di detonazione. È una contromisura installata in segreto dalla Armstech. Bisogna sbloccarlo con 3 schede speciali. E dove sarebbero queste schede? Dove sarebbero? Ma non so dove siano le altre, perciò sono chiuso qui dentro. Non abbiamo scelta. Lascia perdere le schede. La tua priorità numero uno adesso è distruggere il Metal Gear. Ma sì, roba da niente. Mi piace scaricarti tutto quanto addosso, ma mi sei rimasto solo tu. Esci da lì in qualche modo. Voglio qua dentro. E raggiungi la torre di comunicazione. Inoltre... Che cosa? Cosa c'è ancora? So che ti chiedo molto. Mary, giusto? Jack, la salverò. Grazie. La tenga, a bada una volta che la rimando a casa, però, per cortesia, eh. Ma basta con sto cazzo di virus. Ma basta, ne abbiamo già avuti abbastanza. Ma per cortesia, May, salvami, cioè nel senso salva la partita. Snake, stai bene? Più o meno. Ho tanta paura per te. Deve essere terribile. No, è bellissimo farsi trucidare. Wow, sei un vero eroe. È una fortuna che il codex sia impiantato all'interno del tuo orecchio. Wow, che fortuna. Ci puoi contattare in qualunque momento. Grazie. È sempre un piacere sapere che stai bene. Perché non contatti il colonnello? Se c'è uno che se ne intende di fughe, quello è lui. Se c'è uno che se ne intende di fughe con la I, chi devo contattare? Otacon? Oddio, lui no. Però, non lo so, non mi dà l'aria di uno che ne sa di fughe con la I. Però boh, può essere anche il contrario, perché non potrei essere solo un po' cattivo. Ti prego, Snake, non mollare. No, guarda. Ha avuto un eco la signorina. Meryl ovviamente non mi risponderà. Giustamente. Gola profonda, lei sa qualcosa in merito a tutto questo casino? Ma assolutamente no. Campbell lo contattiamo dopo. Otacon, stai bene? Sì, grazie alla mimetica ottica. Devo chiederti un favore. Mi serve il tuo aiuto. Dica. Mi domandavo quando me l'avresti chiesto. Che dovrei fare? Mi hanno catturato. Sono rinchiuso in questa cella. Oh, bravo, Otacon, da fuori, aiutami. C'è una grossa macchina da tortura qui vicino. Ok, ho capito dov'è. Arrivo subito. Oh, bravo, grazie. Bravo, Otacon. Grazie, almeno tu. Almeno tu, grazie. Solo perché ti hanno rinchiuso non significa che tu non riesca a evadere. Tieni gli occhi e le orecchie bene aperti. E quando vedi l'occasione, cogliela al volo. Cioè, quando starnutiscono devo fare in modo, tipo, devo tirare fuori un fazzoletto alla guardia, glielo tieni. Poi lo prendi per la testa, pum, contro la porta. Poi non puoi prendere le chiavi perché ovviamente la sbarra non riesce ad arrivarci con le mani. Quindi niente, a posto. Tutti i pensieri. Master ovviamente mi darà un'altra di quelle dritte. Di solito quando un soldato viene preso prigioniero dovrebbe rivelare solo l'indispensabile. Cioè nome, grado, numero di matricola e data di nascita. Ma tu questo lo sai bene. Sì, sono stato torturato. Non devi parlare. Fortunatamente sei abbastanza forte da resistere. Ho un dito prepotentissimo proprio. Campbell, lei cosa mi dice invece? La guardia è un essere umano. Ma dai. Deve dormire e andare in bagno proprio come tutti noi. Aspetta l'occasione giusta. Sì, ho capito che è un essere... Ho capito che è un essere umano, per Dio. Però è un essere umano, ma... Le chiavi ce l'avrà lui, io come faccio? Scappo dal buchino della cella, come faccio? Vabbè, ho sbagliato. Adesso ti... Non ti preoccupare, Snake, riuscirai a scappare. Tieni duro. Porco. Sto suonaccio di merda. Va bene, va bene. Allora, prima di tutto risalviamo un attimo, perché sennò, ok? Quindi, salve, lei cosa mi dice? Arriverà Otacon. Ecco.
che al bagno deve andare da un dottore questo qui, perché ho messo malino, eh. Ancora, ma basta, oh! Spargi i germi in giro. Hello! Di nuovo, va bene. E niente, qui proprio COVID a go-go. Andrà al bagno prima o poi. Quindi che facciamo? Oh! Ehi, è ora dello spettacolo. Ocelot ti vuole. Ah, bene. Okay. Ma in realtà non è Ocelot, in realtà è il nostro amico. Yes. Italia. But I didn't okay. understand the second part, Imperator Terim. I don't. Premendo più volte il pulsante cerchio, puoi recuperare le energie. E se invece vuoi arrenderti, premi il pulsante selezione. Per la Quando Madonna. L'energia vitale scende a zero, la partita finisce. Non ci sono crediti per continuare, amico. Quindi sei italiano? Ho combattuto in Afghanistan, Mozambico, Eritrea e Chad. I guerriglieri Mujahideen mi conoscevano e mi temevano con il nome di Shalashaska. Io sono stato addestrato dalle GRU russe. Non sono come quei buffoni del KGB. Per me non è tortura. È divertimento, è proprio da gioia. Un branco di sadici. Non confondermi con quei pazzi in uniforme. Allora, vogliamo cominciare? Ok, andiamo. Oh, ok, perfetto. Adesso però sono impegnato. Allora, dita. Porca miniera. Oh. Ti è piaciuta questa? Poco. Mi fa male il dito. Vuoi che continui? L'orecchio di nuovo. Che fatica! Ne hai abbastanza? Non abbiamo ancora finito. Vabbè. Porca miniera di nuovo. Stai bene? Possiamo continuare? Guarda, in realtà no, però ormai tanto riesci a sopportarne ancora? Che fatica. Madonna, sto morendo dentro. Dai. E niente, ormai più di così sarà difficile. Hai una bella resistenza. Beh, credo che per ora possa bastare. Noi viviamo in una triste era. Imperialismo, totalitarismo, perestroica. La Russia del XX secolo ha avuto i suoi problemi. Almeno era sorretta da una ideologia. Sì, la però Russia insomma... di oggi non ha più niente. E quindi... C'è una lotta tra la libertà e l'ordine. Con questo scontro si è generato un nuovo spirito nazionalistico. Il capo ha un amico intimo nel governo russo. Attualmente è a capo della Spetsnaz. Ha già accettato di comprare questa nuova arma nucleare. Mind era solamente un anticipo. Allora fate tutto questo per denaro? Eh beh, certo. Io non voglio soldi. Voglio la rinascita della Russia. Perché tu sei russo? Un nuovo, nobile ordine mondiale. Ah no, ok, è un complottista, perfetto. La smettiamo, Ocelot, per cortesia? Non ne posso più, Ho il dito che mi sta rientrando nel braccio ormai. Cioè, nella mano più che nel braccio. Che dolor, che todol. Basta, Adesso basta, però, per cortesia. Già ne ho dati troppi. Allora, salvataggio.
Va bene, ho capito. Allora, aspetta, lo buttiamo. Sì, qua. Salva. No, mi sei chiuso. No, dai, per la fine. Porca miseria. Sì, aspetta. Stasera si è un po' rimbambito l'emulatore. Niente. Ok. Ritorniamo a noi. Ok, magari. Si vede? Si vede solo quando vuole lei. Va bene, ok. Cambiamento rapido 1. Io spero che sia dove. Perché c'è. No, dai. Mi ha lasciato la striscia di lato. No, dai, che fastidio. Vabbè. Che c'è? Tutto a posto, Snake? Oh, oddio. Sì. Potrebbe andare nulla meglio. Nulla di nuovo da riferire. Snake, posso fare qualcosa per te? Sì. Il braccio mi fa un male, cane. E non solo, tutto il corpo. Aumenterò il livello di analgesici nel tuo sangue. Va bene. Ma è meglio che lasci stare la benzedrina. Mi fa sentire strano. Allora non stai troppo male dopo tutto. Sì, ho capito, ma mi fa male. Snake, appoggiati il controller sul braccio. Eh? Non preoccuparti, ti farà bene. Proviamo. Che cosa? Ok, ora procedo. Cosa devo fare? Oh. Allora, Snake, come ti senti? Ma guarda, meglio? In realtà ma niente. Come hai fatto? Ho stimolato le tue fibre muscolari con le ciglia dei nanoidi. Questo è tutto ciò che posso fare per te. Va bene? Naomi, per favore, parlami. Dimmi qualcosa che non mi faccia pensare al dolore. Che cosa posso dire? Qualsiasi caramelle. Cosa. Io non sono molto brava con le parole. Ti prego, dimmi qualcosa di te. Di me? È una richiesta difficile. Adesso. Non hai famiglia. Questo non è un argomento che mi fa piacere discutere. Io non ho famiglia. No, aspetta. C'era stato un uomo che aveva detto di essere mio padre. Dov'è? Questo suono. Morto. Per mia mano. Big Boss. Che cosa? Big Boss? Non l'avrei mai pensato. Non potevi. Non c'erano indizi. È successo a Zanzibar 6 mesi fa. Vabbè, beh, è recente, però. Solo sappiamo la verità su ciò che è successo laggiù. Allora è vero. Big Boss era davvero tuo padre. A quanto pare. Almeno così ha detto. Non lo conosco, ma... È tutto quello che so. E sei riuscita a ucciderlo sapendo una cosa del genere? Beh, non certo. È che... Ma come? Lo voleva lui. E poi certe persone sentono proprio il bisogno di uccidere. Ma questo è parricidio! Sicuro. È il trauma di cui parlava Mantis. La cosa che abbiamo in comune. E questo è il motivo per cui ha lasciato la Foxhound? Limitiamoci a dire che avevo bisogno di restare solo per un po'. E che l'Alaska era il posto ideale. Un po' di fresco per recuperare. Beh, neppure io ho mai avuto una vera famiglia. Solo un fratello maggiore che mi ha fatto frequentare la scuola. Ma non eravamo consanguinei. E lui era molto più anziano di me. Dove si trova ora? Dentro la base. Morto. Ah no, ok, vabbè, oh, comunque spiace. Potrebbe Snake, essere anche. Non c'è una donna nella tua vita? No. Dopo aver combattuto tutte le guerre che ho dovuto combattere io, è difficile avere fiducia in qualcuno. Nessun amico? Roy Campbell. Mi consideri ancora un amico? Sì, ma dopo facciamo tutto i conti, qui? Colonnello, no, eh. Ce n'è stato un altro. Frank Yeager. Che cosa? Il fratello di Eren. Il luogotenente di Big Boss, nonché l'unico membro della Foxhound ad aver ricevuto il nome in codice Fox, Grey Fox. Ho imparato davvero molto da lui. Ma... non avevate cercato di uccidervi? Vero, avevamo cercato. È successo a Zanzibar, ma non è stato niente di personale. È una scaramuccia. Eravamo semplicemente due professionisti che lavoravano per fazioni opposte. Ci sta, ci sta. Questo è quanto. E continuate a considerarvi amici? Ma è sì. Tanto difficile da credere. La guerra non è una buona ragione per terminare un'amicizia. Un fucile è una buona, un buon modo per terminare un'amicizia. Sul campo di battaglia. Era tenuto prigioniero a Outer Haven. Ma non mi sembrava un vero prigioniero. Ah, è una mesca. Era sempre così freddo e compassato. Io ero ancora inesperto e lui mi ha spiegato i trucchi del mestiere. Lo conoscevi bene? No, non abbiamo mai parlato della nostra vita privata. Era una specie di regola non scritta. Ci sta? E la volta successiva che ci siamo incontrati nel campo di battaglia, eravamo nemici.
ci siamo affrontati a mani nude in un campo minato. Bello. So che per spettacolare. Molti può sembrare strano, ma eravamo semplicemente due soldati che facevano il loro lavoro. Sì, un po' è contorta. Un po' uno sport. Gli uomini e i loro giochini. Siete come animali selvaggi. Ma più o meno, signorina ha ragione. Noi siamo precisamente animali. Se eravate amici, come spieghi il comportamento del ninja? Non so spiegarlo. Sono i vostri geni. Vi predispongono alla violenza. I geni umani ti predispongono alla violenza. Di geni, Naomi, come mai sei finita nella ricerca genetica? Perché gli piacciono, perché evidentemente. Non ho mai visto i miei genitori. Né ho mai saputo che faccia avessero. Forse sono finita qui perché volevo capire le ragioni per cui sono come sono. E così ti sei messa a studiare il DNA? Per trovare sì. I tuoi genitori? Ho cioè, ma bastava una laurea in biotecnologia, genetica, non è che... Avrei scoperto chi sono davvero. Pensavo che analizzando le informazioni contenute nei geni di una persona avrei potuto dare un senso alle zone d'ombra nella sua memoria. Beh, ci sta, però. Perché la memoria si trova nel DNA? Perché è entrata DNA? Nell'esercito? Non ne siamo ancora sicuri. Ma sappiamo che il destino genetico di una persona è stabilito unicamente dalla sequenza dei quattro nucleotidi del DNA. E va bene, allora però si sa. Allora tu sai tutto del mio destino, perché tu conosci perfettamente la mia sequenza DNA, giusto? Il tuo destino? Mi spiace davvero. Non ne ho la minima idea. È che puoi predire il destino certo col no. DNA, forse così facile. Non un indovina. Ma sì, ma Snake, però un po' più di calma quando dici le cose. Dai, su, via, che succede adesso? Siamo così. Salvataggio rapido di due, perché sia mai. Allora. Ma basta, questo starnuto. Otacon, per cortesia, dimmi che sei qui vicino, Otacon. Perché... Sto arrivando, perché non ti rilassi un attimo? Perché mi hanno... Sono rilassato, è solo che qui non so come ammazzare il tempo. Ok, cerco di fare prima che posso. Perché non ti rilassi sulla sedia elettrica? Perché non ti rilassi un pochettino? Voglio... Ma perché? Io sono un idiota. Sto arrivando, perché... Natasha, vero, ogni volta. Solo perché ti hanno rinchiuso non significa che tu non riesca a evadere. Sempre utilissimo. Tieni gli occhi e le orecchie bene aperti. Sì, lo so. Ma tanto... ma cosa fai? Perché? Ho sbagliato, vabbè, ho sbagliato. Ok. Master. Anche il master, come prima, avrà dei consigli. Non dire nulla che faccia innervosire o arrabbiare il tuo torturatore. Ma dai, ma... Se mandi in collera, per te sarà molto peggio. Hai bisogno di conservare le forze. Grazie del consiglio, molto utile anche questo. Campbell? Snake, è la cella di una prigione. Non puoi aprire la porta dall'interno. Devi riuscire a impossessarti della chiave della guardia. Già, ma come? Perché non provi a scomparire? Che senso? La scatola! No, non è vero, non posso avere... Come faccio ad avere la scatola, scusami? Posso avere la scatola? Ho la scatola? La mia pancia! Ah no! Dannazione! Ah no! Ecco l'occasione! No item però, a meno che... Ah no, aspetta, metto qua sotto, ok. Metto qua sotto e attendo che lui finisca di defecare. Così quando esce non mi vede, perché è deficiente. Dai, esci, dai che non mi vedi, bravo. Ah, eccolo Otacon, guardalo. Ehi, sono qui! Ah, era ora! Si vedeva, dai, si vedeva! Dai, Otacon, tirami fuori di qui, per cortesia! Sono io! Otacon! Wow, sono riuscito a catturarti! Ma dai! Adesso, fammi uscire di qui! Lasciami! Fatti, papà! Piano, wow. Snake! È così che chiedi un favore a un amico? Lasciami! Beh, ti ho salvato però, amico il cazzo, cioè, mi devi... Gesù, sembra una gabbia di un animale! Ma c'è un morto lì. Mi fa compagnia quello. Da prima. Eia, è il direttore della tarpa. Se non ti sbrighi a tirarmi fuori di qui presto, me ne starò disteso accanto. Bastardi. Questa serratura non si apre con le tessere di sicurezza. Serve una chiave come quella che ha il soldato. Ma allora gliela... che sei venuto a fare qui? Gliel'ho rubata, dimmelo. Io pensavo che tu avessi fame. Certo. Se hai bisogno di cibo, te ne posso portare dell'altro più tardi. Ho trovato questa tessera di sesto livello. Ti servirà per uscire dalla sala delle torture. Ecco, prendi anche questo. Che cos'è? È un fazzolettino. Me l'ha dato Sniper Wolf. Perché? Non lo so, ma è stata carina con me. Questa mi sembra la sindrome di Stoccolma.
Non è che lei, non è che è Sniper Wolf qui. Sono arrivati i terroristi, volevano abbatterli tutti, ma Sniper Wolf li ha fermati. Mi ha persino permesso di nutrirli quando gliel'ho chiesto. Se ama i cani, deve essere una brava persona. Non farle del male, per favore. Ci proverò, ma non credo che sia possibile. Chi è stata lei a sparare a Meryl? Però non l'ha uccisa. Questo è tutto quello che posso fare. Stanno per lanciare una bomba atomica, capisci? Li devo fermare. Allora dovrai andare oltre la torre di comunicazione. Per prima cosa devo uscire di qui. Avanti, sto facendo del mio meglio. La guardia ha la chiave, devi farla fuori. Ehi, io non sono un soldato. Devi farlo. Non posso fare appunto. Fuori nessuno. Devi farlo. Mi ucciderà. Dai, dai, Otacon. Diventa assassino, per cortesia. Mi devi tirar fuori da qui. Che succede? Oh, cavolo. Sta tornando indietro. Ci vediamo più tardi. Aspetta. Allora, un momento, ragazzi. Allora, dicevamo, un momento, secondo. Allora, a parte che basta che mi metto qua sotto, lui non mi vede, è un coglione, quindi... Così almeno esco, per cortesia, fatemi uscire. È sparito! Incredibile! Come se, si è volatilizzato. Non è che guardiamo sotto il letto tante volte, no. Mai. Salve signore. Guarda sotto il letto, idiota. No! Aia, porca troica. Maledetto, ho sbagliato. Ho fatto l'errore gravissimo. Adesso rientrerai, spero. Credevi di farmela, A chi? Vabbè, Guarda un po' che non ci sono più, guarda. Credevi di farmela, Non lo so, io... Che succede? Otacon... Ehi, è ora dello spettacolo! Ocelot ti vuole! Basta, Ocelot, basta! Basta, non ne posso più! Che nervoso... Ok, te lo dirò ancora una volta. Premendo più volte il... Allora, ritorniamo a noi. No, per cortesia. Ti è piaciuta questa, Vuoi che continui? No, basta, ti prego. È una tortura per me, proprio. Sta diventando proprio una tortura. Ma proprio veramente nella vita vera. Allora, porca puttanazza maledetta. Ne hai abbastanza? Sì, per cortesia, finiamo questa cosa. Non abbiamo ancora finito. Dai. Stai bene? Possiamo continuare? Non ne posso più. Riesci a sopportarne ancora? No, non posso, non ce la faccio, è impossibile. Come faccio? Ah.
Non ne potevo più, raga. Ne hai abbastanza. Allora sei umano, dopo tutto. Ora finirà la tortura, come ti avevo promesso. Però prenderò la vita della ragazza. No, no, come? Oh. Mi divertirò con lei prima di bastardo. Merle, spero che tu riesca ancora a guardarti allo specchio, amico mio. No, quindi niente. Mi uccidono Meryl? No, dai, ti prego. Lurido balordo che non sei altro. Allora, senti. Campbell? Sentiamo un attimo, Campbell. Di che colore è il ketchup? Se lo userai a dovere potrai fregare la guardia. Snake, perché non provi a simulare la tua morte usando il ketchup? Proviamo. È come... Ah, è vero che mi ha dato il ketchup, è vero? Zitto, va dentro. Ma che zitto? Ma che cazzo vuoi? Girati. Zitto, va dentro. Ah... Aspetta. Ah, che male, Dolores. Ok. La mia pancia! Dannazione! Allora, aspetto che ritorni Otacon, poi salvo e smetto perché non ne posso più stasera con sto cazzo di dito. Scusate un secondo. Allora, dicevo. Ah, eccolo, Otacon, bravo. Ritorna da Papino. Ehi, sono qui. Dove? Qui, lì. Ok, adesso saltiamola. Sono io. Sì, lo so che sei tu, perfetto. Oh, cavolo. Sta tornando indietro. Ci vediamo più tardi. Aspetta. Allora, aspetta, facciamo salvataggio 1, sperando che non si blocchi, grazie, ok. Vediamo un po', aspetta che c'è la guardia. Non ti preoccupare, Snake, riuscirai a scappare, tieni duro. Ma io voglio usare il ketchup. Italiana a base di pomodoro, ma io voglio usarlo però sto cazzo di ketchup. Come lo uso, scusami? Dai. Vabbè, tanto ho salvato nel dubbio. Ma io voglio usarlo sto cazzo di ketchup, come lo uso? Però come esco da qui adesso? Sono qui. Qua? Non ci passo però. Cosa mi serve la casa? Ah, eccola. Ok. Allora, adesso facciamo così. Salva. Ok. Io direi per questa non so più parlare, per questa sera termino qui la parte streaming. Via. Io ringrazio tutti quelli che ci sono stati, come al solito
Mi fa male il dito in una maniera incredibilissima. Un attimo, un secondo. Praticamente niente, ci vediamo lunedì, sempre con Metal Gear. In teoria dovrei comunque fare un pochettino di più. In teoria lunedì forse faccio, invece che un'ora e mezza così, faccio due, però vediamo. Dipende da quanto sarà pesante la serata e la giornata, più che altro. Quindi io vi do appuntamento a lunedì. Vi ricordo di seguirmi su Instagram se volete gli aggiornamenti sulle live. Controllare il mio canale YouTube dove ricarico le live. E il canale quello dove carico le mie produzioni musicali, diciamo. Quindi seguitemi in tutti i canali. Io vi do appuntamento a lunedì. Ringrazio tutti quanti. Thanks to everything for watch this sclero. Non so. Ci vediamo lunedì. Da Marcus Tele è tutto. Buonanotte.